In Italia parliamo di giovani, parliamo del torneo di Viareggio oggi nella la Coppa Carnevale, giornata di quarti di finale. Vediamo i servizi di Gianni Bezzi e Marco Lollobrigida. Buonasera da Viareggio. La Viareggio Cup 2011 è arrivata ormai alle semifinali. Tra le semifinaliste c'è l'Inter, che oggi ha battuto il Genoa per 1-0 in una situazione ambientale non facile, pioggia, campo pesante. Andrea Pazzagli ha commentato la partita. Dunque, ecco, come stiamo vedendo, un Inter che ha risolto la gara nel secondo tempo, ma un Genoa che comunque ha sprecato molto, Andrea. Beh, il Genoa ha sprecato sicuramente un'occasione straordinaria, che è quella del rigore, parato, ben parato da Bardi, però diciamo che l'Inter ha fatto comunque una partita importante, con molto fisica, in un campo difficile. Questo è un salvataggio sulla linea, come vedete, da parte Questo è il dell'Inter. gol di Dell'Agnello, che E poi il gol dell'Inter. si è liberato molto bene sulla destra e ha calciato di destro, passando quasi sotto le gambe a Perin. Comunque una bella partita intensa sotto una pioggia costante, quindi diciamo che tutte e due le squadre avrebbero meritato anche di passare il turno, però alla fine il gol di differenza che ha fatto Dell'Agnello ha segnato la fine del percorso per il Genoa. E questo è l'episodio del calcio di rigore, il fallo presunto o tale, insomma, di Faraoni su Bouakhi e poi la parata del portiere Bardi, e questo è il fischio finale. Dunque Inter che va in semifinale al torneo di Viareggio, esce il Genoa, però comunque possiamo dire complimenti alla squadra ligure. Naturalmente, bella squadra. Una grande Atalanta batte 3-1 la Juventus alla quarta di finale e accede alla semifinale. 4-3-3 per Walter Bonacina, per Jorobici, 4-4-2 invece scelto da Bucaro per la Juventus. Alla tredicesimo passa in vantaggio l'Atalanta, calcio d'angolo di Baselli, colpo di testa di Magnacchi, che perché il pallone e batte in questo modo il portiere Costantino, direi vantaggio meritato perché già nei primi 10 minuti l'Atalanta aveva spinto molto. Magnacchi anticipa tutta la difesa e becca il portiere Costantino, che vediamo veramente sorpreso tutta la difesa di Antonio. Vediamo ancora di Magnaghi, Baselli va da calcio d'angolo e positivo per Magnaghi al torneo di Viareggio. Secondo tempo poi al tredicesimo, grandissimo spunto di Gatto, forse il migliore in campo, fa fuori Camilleri e batte Costantino, gran gol. Protagonista assoluto Gatto, grande prestazione, fantastica la sua rete. Vedete veramente questo dribbling, praticamente controlla e dribbling fa fuori Camilleri, che prova a chiedere di più, ma non può far nulla sulla spinta del velocissimo giocatore dell'Atalanta, che veramente ha fatto vedere dei numeri eccellenti. 2-0 quindi al tredicesimo del secondo tempo. 10 minuti dopo però la Juventus sta accorta la distanza con Bucal, direttamente sul calcio di punizione, dormita generale, non tocca nessuno, in controtempo preso Rossi, 2-1. Però al trentesimo del secondo tempo c'è l'apertura di Pandiani per Cortesi, punta Belfasti, il suo tiro al crociare, batte per la terza volta Costantino 3-1. Bravo Cortesi, brucia veramente il suo avversario, segna un gol importante, 3-1. Gol meritato per l'Atalanta che vince 3-1, batte la Juventus come detto, adesso in semifinale incontrerà l'Inter. Dunque Varese, Fiorentina, Inter e Atalanta sono le squadre che giocheranno le semifinali del torneo di Viareggio in virtù di questi risultati. 3-1 del Varese sulla Sampdoria, la Fiorentina si è imposta sul Parma per 5-4 dopo i calci di rigore, Inter-Genoa è finita 1-0 e come avete visto nell'ultimo servizio l'Atalanta ha battuto la Juventus 3-1. Lasciamo il